amici di Memo Sampdoria, abbiamo vinto in modo abbastanza inatteso, 3-1, inatteso dopo aver visto un primo tempo, direi da dimenticare, per usare un eufemismo. Sapete quando si dice probabilmente questa squadra ha scelto di iniziare forte a aggredire la partita? Ecco, questo ha fatto l'Hellas Verona di Juric nel primo tempo di Marassi, mettendoci lì già nei primi 2 minuti, collezionando calci d'angolo, aggredendoci tanto, facendoci capire poco. La Sampdoria ha dovuto prendere le misure con la voglia dell'Hellas e con una formazione che nel reparto offensivo rimetteva, come all'andata, davanti Verre a supporto di Lagumina. Bene Lagumina, Verre invece è stato il simbolo della sofferenza lucerchiata nel primo tempo. Tra l'altro nel primo tempo io credo che la direttiva di Ranieri fosse, siccome loro sono aggressivi, attaccano tanto in avanti e difendono anche in avanti, appena abbiamo il pallone proviamo ad andare subito verticali sopra la loro linea difensiva, cosa che è stata fatta però con eccessiva frenesia e dando invece campo e permettendo al strapotere fisico dell'Hellas di esibirsi. Poi i cambi, tutti e tre all'intervallo, sono entrati Keita, Gabbiadini e Candreva e la partita è girata dal minuto 1. Se nel primo tempo sembrava tutto difficilissimo, nella ripresa è stato clamorosamente quasi facile vedere come la Sampdoria è riuscita a pareggiarla subito, a creare l'occasione per il 2-1 con Jampto e poi segnare il 2-1 e il 3-1 chiuderla con il gol, stavolta regolare, di Morten Thorsby. Pagelle, Audero, pomeriggio di sofferenza per lui. Va detto che questa è una squadra che, e dobbiamo dargliene atto, abbiamo scoperto che, e sappiamo che è una squadra che è a suo agio quando non ha il pallone, è una squadra che ha il pregio anche di rimanere tranquilla quando va sotto. Per l'ennesima volta riusciamo a recuperare un risultato e appunto non ci scomponiamo, nonostante nel primo tempo l'impressione fosse che l'Hellas fosse comodo. Quindi, dicevo, Audero ha dovuto dirigere un po' le operazioni nell'area spesso affollata nel primo tempo. Non mi ricordo che abbia dovuto fare parate indimenticabili, difficilissime, ne ha fatte un paio nel secondo tempo, ma comunque con il risultato ancora in bilico, quindi è un 6. Sotto pressione la difesa, bene Berezinski, 6 e mezzo, secondo me alla fine è riuscito a non annegare, a non andare troppo in difficoltà contro il giocatore più pericoloso dell'Hellas, cioè Mattia Zaccagni. Bene anche Tommaso Augello dall'altra parte, forse una delle partite in cui ha attaccato meno e ha crossato meno, quindi una partita da 6, ma solitamente cioè è stato solido difensivamente, ha retto quando la Sampdoria non aveva il pallone. Hanno invece parecchio ballato, ovviamente, soprattutto nel primo tempo, Yoshida e Colley. Colley che è stato quello più stressato dagli scatti di Kevin Lasagna. E quindi insomma ha avuto un po' più di lavoro. Yoshida invece doveva leggere i giocatori dell'Hellas che si inserivano dal centrocampo. Alla fine ne escono entrambi con un 6 in una partita in cui però hanno dovuto sudare abbastanza. Primo tempo che ha visto il centrocampo in grande difficoltà è stata forse la peggiore esibizione di Mikkel Damsgaard con la maglia della Sampdoria, 5 per il danese che non è proprio entrato in partita. Verso metà del primo tempo Ranieri, che aveva schierato lui e Jankto come esterni, ha provato ad invertirli, ma anche lì non c'è stato modo per il giocatore danese di accendersi. Jankto aveva anche fatto un primo tempo da 5, male in entrambe le fasi perché aveva anche rischiato il contatto pericoloso nella sua area di rigore in un contrasto corpo a corpo con Faraoni. Poi però in un gol fotocopia di quello di Napoli avevo familiarità con questo tipo di conclusione di Jankto da dentro l'area che gonfia la traversa con il piattone. È stato bravo a farsi trovare pronto lì e avrebbe potuto segnare il 2-1, che era anche più facile. Comunque è stato come sempre prodigo insomma, si è impegnato molto e di questo gli va dato atto, dopodiché ha segnato pure, quindi una partita in cui il suo apporto è stato decisamente positivo. È tornato in cabina di regia Adrien Silva, come ormai abbiamo imparato a conoscerlo, compassato, con i suoi ritmi, un po' di fatica nel primo tempo, nel traffico creato dall'Hellas a metà campo, 6 per il portoghese, il cui apporto comunque è servito e se ne è sentita la mancanza nelle partite scorse. Bene, anche ovviamente Morten Thorsby. Oggi qualche errore di più del solito in fase di palleggio che ci poteva costare qualcosa in termini di palle perse e contropiedi del Verona provocati, così come una sua mancata rifinitura quando stavamo attaccando bene nel secondo tempo, ha vanificato un'occasione che prometteva. Dopodiché il gol che gli era stato negato, come detto, contro il Napoli, se lo va a prendere con il terzo tempo su Silvestri. Non si scherza con il terzo tempo di Morten Thorsby, un po' leggero Silvestri nell'uscita lì, però
Bravo, il salmone ad andare a colpire di testa. E dicevamo delle grandi difficoltà avute da Valerio Verre e Nino Lagumina, Verre 5, perché proprio non è riuscito, è riuscito soltanto una volta a impensierire Silvestri liberandosi per il tiro, dopodiché lo hanno mangiato in più occasioni i suoi ex compagni dell'Hellas Verona, si è fatto spesso anticipare e quindi è stata una giornata decisamente no per l'ex Hellas Perugia e Verona. Invece io salverei la prestazione di Nino Lagumina, che i pochi palloni che ha avuto li ha lavorati bene, ha tirato, se non sbaglio, soltanto una volta ed è stata respinta la sua conclusione. Ha lavorato invece bene sulla tre quarti, crossando e saltando anche Gunther con eleganza e stile in un frangente lungo la fascia destra. È chiaro che il risultato l'abbiamo ribaltato nel secondo tempo grazie agli innesti, agli ingressi dei tre subentrati all'intervallo, e cioè Keita, Candreva e Manolo Gabbiadini. 6,5 per Candreva e Keita, visto che confezionano e apparecchiano l'azione del pareggio. Candreva, il suo primo cross diventa un pallone per Keita, che è bravo a smarcarsi in area, decide di calciare al volo e sul rimpallo la pareggia Jankto. Poi Candreva ha giocato una partita come già gliene abbiamo viste fare, in cui era libero di girare per il campo a mettere creatività, e l'ha fatto discretamente. E Keita è entrato, secondo me, sulla falsariga e sull'onda lunga delle partite che io già gli avevo visto fare, che erano state infruttuose e negative, nel senso che è entrato con la voglia di fare casino, di impegnarsi e di incidere. Stavolta l'ha fatto e come, perché oltre a partecipare al pareggio, svernicia, scatta e costringe Tamez al fallo da rigore, e quindi è un'ottima prestazione quella del senegalese. Così come è stata fondamentale la freddezza di Manolo Gabbiadini, che è andato a prendersi questo calcio di rigore. Piccola discussione, se ho visto bene, con Candreva su chi dovesse tirarlo, è andato convinto Gabbiadini, ha retto psicologicamente anche lo scontro appunto mentale con Silvestri, che ha provato a provocarlo. Gabbiadini gelido, ha vinto lui, anzi facendo fare anche una brutta figura a Silvestri, perché lo ha proprio spiazzato. Dopodiché Gabbiadini è stato quello dei tre cambi che nella partita, nei contenuti, ha inciso meno, ma il rigore pesa e pesa, e come è entrato anche Tonelli alla fine, ma soltanto per partecipare alla difesa del fortino quando la Samp si è messa col 5-3-2 nei minuti finali. Bene, quindi evviva, bravi tutti, direi. Dobbiamo ancora una volta dire, riconoscere a questa squadra che, per quanto sia capace di mostrarci momenti di grande difficoltà e di calcio non particolarmente bello, poi le partite, questo tipo di partite, le sa ribaltare, e questo è sintomo di personalità, di voglia e di grinta, perché queste sono critiche che spesso vengono fatte alla squadra, ma se non hai queste qualità, visto che il gioco siamo tutti d'accordo che non è particolarmente spumeggiante, queste partite non le ribalti. Quindi bravi ragazzi, bravo mister Ranieri, 6,5, una formazione nel primo tempo, una condotta di gara che non ha convinto, però i cambi sono stati fatti al momento giusto, nel modo giusto, e hanno ribaltato letteralmente la gara. Aspetto di sapere che cosa ne pensate di questo Sampdoria Verona 3-1, e forse è un po' più bello aspettare i commenti dopo una vittoria, ma comunque li aspetto sempre, li aspetto qui sotto. Grazie a Piero per l'editing grafico, grazie a voi e soprattutto ciao.